Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con like assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori su questo pazzesco gioco a scelte che purtroppo la volta scorsa ragazzi ci ha posto di fronte a una situazione veramente straziante, perché appunto ragazzi Duck, che era stato precedentemente morso, purtroppo ovviamente stava finendo di trasformarsi ed è stato un momento ragazzi veramente bruttissimo, perché Kenny comunque fino all'ultimo rifiutava questa cosa. Penso che sia una cosa normale comunque da padre. Fatto sta che ci siamo proposti noi per porre fine alle sue sofferenze e Caccia purtroppo ragazzi ci ha preceduto, perché non è riuscita a porre fine le sofferenze di suo figlio, ma ha scelto di porre fine alle sue, perché evidentemente ragazzi la perdita di suo figlio la faceva soffrire fin troppo. Infatti ha deciso di togliersi la vita. Quindi Kenny non solo ha perso suo figlio, ma ha perso anche sua moglie. Quindi è stato ragazzi un momento veramente di forte impatto, una cosa che purtroppo ricordavo, non ricordavo della morte di Kaja, ricordavo insomma ovviamente ragazzi era palese che comunque Duck sarebbe morto, ma non mi ricordavo insomma che poi succedesse questa cosa veramente così tragica. Infatti mi ha colpito davvero nel profondo. Alla fine eravamo riusciti comunque a far partire il treno che bloccava la nostra strada, quindi stiamo continuando a percorrere i binari. Non so di preciso dove stiamo arrivando, credo stiamo arrivando a Savannah. Abbiamo incontrato anche un nuovo personaggio che aveva fatto del treno alla sua casa e quindi adesso dovremo vedere che cosa succede, perché siamo rimasti veramente in pochi. Siamo rimasti anche con Ben, che alla fine ci ha confessato di essere stato lui a scambiare materiali con i banditi. Quindi cioè ragazzi è una situazione veramente spinosa, perché Kenny adesso è completamente sconvolto dalle sue perdite. Abbiamo a che fare con quest'altro tizio che comunque per noi è fondamentalmente uno sconosciuto, con Ben che già ragazzi ha comunque tradito la nostra fiducia. Quindi non restano che Lee e Clem. Lee ha seguito il consiglio appunto ragazzi di quest'uomo che gli ha detto di insegnarle un minimo a maneggiare un'arma, che gli ha consigliato comunque di tagliarle i capelli perché ovviamente possono essere ragazzi di facile presa per gli zombie. E quindi adesso ragazzi non ci resta che vedere quale sarà il nostro destino. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui. Ah, ecco. Ennesimo ostacolo, ragazzi. Cioè, porca vacca, manco col treno si può andare spediti. Fuck! Maybe we could walk? That's fucking stupid, Ben. I'm just saying. I don't know. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. That's gas or diesel. Something that's gonna explode. Ottimo. You gotta davvero get a fantastico hold of yourself. This a crew here. This ain't shit. This? Yo, you keep screaming like that and you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. Salve, voi chi siete? Noi siamo amichevoli. No, aspetta, we're friendly! Aspetta. Put your hand down, kid. That's what everybody says. We know. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there, we won't let them escape. Okay. E niente, abbiamo appena incrociato ragazzi due nuove persone. Kenny, come immaginavo ragazzi, continuerà comunque ad essere sconvolto, abbastanza fuori di sé. Quindi non so quanto potremo fidarci comunque della sua capacità di giudizio. You better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. Purtroppo regà di sti tempi. Group of guys is what we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Non si può fare che provare a fidarsi, per quanto difficile. What's the deal with the train?
We're driving it. Oh, man. La gente in gamba ci fa comodo, perché no? You want to help us out? We could use some able bodies, and yeah, we really need some help. What's in it? Oh, shit! God damn, you guys have a kid! What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit! What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Well, this is great! See? Things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Huh. What's your story? Sono con lei da quando è iniziato tutto. I came across Clementine alone, first day all of this happened. We've been together ever since. And everybody down there, they're cool? Abbiamo appena conosciuto... Kenny ha perso moglie e figlio. Kenny lost his wife and kid. Man, how long ago? What time is it? I don't know, four? Maybe 2 hours ago. God damn. We're sorry for anything that's happened to you guys. That train is awesome, though. A tank is your real problem. We'll help you with it, but if we see anything we don't like, we're moving on down the road, alone. We'd appreciate the help. We can't just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in and see if we can help. Ok, vabbè, sembrano due brave persone, e ripeto il sembrano perché ragazzi, appunto come dicevo prima, sì, di sti tempi si può provare a fidarsi degli altri, però fino a un certo punto, perché anche chi sembra bravo magari alla fine nasconde qualcosa. Sembrano entusiasti all'idea del treno, perché appunto magari stanno viaggiando ragazzi e salire su un treno potrebbe essere molto più comodo. Vediamo comunque cosa c'è qua intorno. Se ci può essere qualcosa di utile. Il problema, regà, che cioè togliere un'autocisterna di mezzo non è una cosa così semplice, insomma. That's about the only useful thing in here. Ok, che ho preso, sembra scotch o nastro isolante o robe simili. Generatore. It's empty. Ok, cioè a riguardo mi chiedo cosa potremmo mai fare ragazzi. Allora qua non mi fa interagire con nulla, possiamo soltanto guardare qua. Vediamo. This thing is mangled to hell. No releasing it, no nothing. There's no way I'm pulling anything apart down there. Ok, non si può fare nulla. Il punto è come cavolo la togliamo di mezzo. Am I gonna have to tell your people the plan or what? No, basta che ti calmi però, cara, un attimo. Let's go talk to your people, man. Oh, okay. Me? What? Andiamo, andiamo, va bene, va bene. Vediamo un po' cosa riusciamo a risolvere. Guys, this is Omid and Krista. Not big on welcomes? Like I said, we could use some good people. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we're not looking questi for due charity. Si uniscono a noi. We could help you guys, though. These two are joining us. We'll see about that. Gotta be careful about newcomers, I say. Lo so, caro, però. I don't know what it is. I could tell you two are good people. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. And why don't I show you how this thing works, in case something happens? Really, Ken? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there, too. Sounds great. Let's do this thing. Ok, va bene ragazzi, allora andiamo a vedere se troviamo qualcosa dentro la stazione. Possiamo passare da qui, mi sembra. Ok, Krista si è messa a parlare con Clem. Can I follow you over there? You don't like the new girl? I do, but it's like we're a team, like you said. Yeah, all right. Come on. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything. Ok, perfetto. Andiamo a controllare lì, anche se mi chiedo cosa potremmo mai trovare, ragazzi, di utile per sta situazione. Che non ho la minima idea di come potrebbero togliere quella cisterna da in mezzo ai piedi. Sopravvissuti dentro. Somebody must have been pretty desperate. Mamma mia, chissà, ragazzi, la vediamo un po'. Barattoli di vernice. Ok, qua, guarda, insegna. Ok, molto interessante, delle insegne non ci interessa, ragazzi.
Vediamo un po' se c'è un ingresso da qualche altra parte. Però Clem, fai attenzione, per carità. Ok. Poi invitava a non entrare addirittura. You should wait for me before trying to open doors. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. Ok, in che modo possiamo aprirla? Vediamo un po'. I can't see in there. Non si vede, ovviamente è chiusa a chiave, questo già l'aveva visto Clem. Non c'è modo di spingerla, di fare nulla, ci sarà un modo per entrare da dietro? Muletto. Questo potrebbe essere utile, no? Neanche questo? Ok. Che c'ha da dirci Clem? We'll have to find a way in. Ok, niente di che. Non lo so, magari possiamo fare il giro. Magari c'è un modo per passare da qui. Non lo so, no, da qui non possiamo entrare ragazzi. Dovremmo riuscire a forzare la porta in qualche modo, ma come? Ci servirebbe un qualcosa per la serratura. Proviamo a tornare indietro ragazzi, vediamo se qualcuno ci può suggerire qualcosa. Ok, Clem è tornata subito da Krista. Vediamo. Ah, sei tu che suoni. I'm glad someone's managed to keep the spirit. Ok. Chissà se Kenny, ragazzi, c'ha da dire qualcosa. Si è arrampicato sul niente? Si è appena... Che fine ha fatto il treno? What the fuck? Che fine ha fatto il treno? Non ci posso credere. Ragazzi, buggone incredibile. Come avete fatto a farcela fin qui? Have you two made it this far? You seem dangerously normal. Krista doesn't let us join groups. And I'm a fucking scrapper. I got the feeling she takes care of you. Please. I've saved her ass hundreds. Tens. Sometimes. Ok. Impari i trucchi del mestiere, eh? In che senso? Learning the ropes? Can't be too hard, right? There are a lot of levers I can't wait to use. I said if something were to happen to me. Maybe we can drive in shifts. We'll see. Ok, ragazzi, questo è un bug non da poco, direi, anche perché non vedo il modo per scendere. Ragazzi, questa è una roba incommentabile, direi, perché siamo sul niente e non ci dà la possibilità più di scendere. Cioè, io adesso che cosa dovrei fare? Ok, ragazzi, ho dovuto ricaricare la partita. Non ho potuto fare altrimenti, ragazzi. A few moments later. Ah, prima di salire di nuovo sul treno, ragazzi, fatemi vedere se c'è modo di fare qualche altra cosa. Allora, qui non possiamo salire. Got a clear view up there? Yeah, we're good for a ways. Thank God. We need someone, anyone, to come along and exterminate them or something. Abituati a sto punto. Get used to them. I don't think they're going anywhere anytime soon. Their numbers keep going up, and ours. I'm telling you, Lee, if they ever get a hold of me, and I know I'm not getting out of it, that's it, man. I'm just gonna punch my own ticket. Punch your own ticket? Yeah. Take myself out. Don't be dramatic. Okay. And don't let them get a hold of you. Cioè, che spirito può avere, ragazzi? Allora, non credo proprio che salirò di nuovo sul treno, anche perché prima si è buggato in una maniera allucinante, ragazzi. Quindi, guardiamo un attimo st'autocisterna. This would create one hell of a fireball if we tried to blast through. Beh, infatti non è l'opzione giusta. Proviamo a tornare di nuovo su, ragazzi, vediamo se... Ah, qua c'è qualcos'altro. Empty. Gabbia, that's niente. Non c'è una mazza dentro. Il generatore, vabbè, abbiamo visto che era vuoto. Quindi qua non c'è niente. E questo non c'è modo di sganciarlo. Quindi per ora non possiamo fare assolutamente nulla, ragazzi. Il fatto è che qua non c'è modo per interagire con nient'altro, ragazzi. Cioè, perché prima lì ha detto dobbiamo trovare il modo di entrare. Ma come? Ah, qua sopra è aperto, ragazzi. Io prima non ci avevo fatto caso. Magari sì, possiamo chiedere a Clem di passare di qua, vediamo un po'. We'll have to find a way in. Sì, è l'unica soluzione, ragazzi. My shoulders and you can peek into that window up there. Sounds good. Ok.
Magari riusciamo a combinare qualcosa così, ragazzi. Okay, vediamo un po'. I can see in. What do I do now? A questo punto salta su se puoi. Jump in if you can. What about staying together? There aren't any walkers in there, you'll be fine. It's too far to fall. Well, what do you think we should do? I think I opened it. For real? Come hai fatto? I think so. No, ragazzi, questa me la dovete spiegare. Come ha fatto ad aprire la porta da là sopra? Vabbè, ok. Diciamo di sì. Be careful. Diciamo di sì. È stata abbastanza assurda questa cosa. Ah, c'era un chiavistello là sopra. Ok, quindi era chiusa col chiavistello. Va bene, ha senso. Cosa ci sarà mai qua dentro? Maybe I can hold the door open? Forse è meglio. I'll prop it open with some. Ok, è abbastanza spaventosa la cosa. Che cosa possiamo usare? Ah, dobbiamo fare in fretta? Ok, usiamo la chiave inglese, sta roba qua. Ok, meglio così, perfetto. Allora, anche a me non piace per niente questa situazione. È abbastanza timore. Vi devo dire sinceramente. We're lucky I'm so little. Ok, anche in questo caso può essere utile Clem, ragazzi. Ma chi ci dice che non ci sia qualcosa di nascosto di là? Riproviamo. Yeah, definitely. Ok. Go on and grab the keys, Clem. Fai attenzione, però. Come on, scoot. Ho paura, ragazzi. Che c'è? Behind you! Oh no! Oh no! Oddio, 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 quanti sono? Oh cavolo, cavolo, cavolo! La chiave, la chiave, la chiave, la chiave, la chiave, la chiave, veloce, veloce, veloce! Perché va così lento? La chiave! Ok, sono abbastanza interdetta in una situazione del genere, ragazzi. Nella realtà uno si gira, corre, prende la chiave inglese e gliela spacca in testa. Che cavolo. Mannaggia la miseria, questa ci mancava. Che palle. Che palle, che palle, che palle, che palle, che palle, che palle. Ma dobbiamo colpirli, che cavoli dobbiamo fare? Via, via, via. Via, schifosi. No, non ce la farò mai, ragazzi. Ah, no, 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 la devo prendere con X, con X. Ok, ok. Uno. E due, veloce. Oh, no, 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 no. Ah, aiuto. Oddio, adesso mi spolpa come ha fatto prima. Sto bastardo. Ah. Oddio. It's okay, everything's fine. Oh oh, oh oh, no no, no no, Clem! Keys, now! Clem! No 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 no, raga, se succede qualcosa a lei mi incazzo, dai su! Dai su, apri! Mamma mia. God damn. That didn't go so good. No, it did not go so good. But we're okay. Everything's okay. Mamma mia, non appena... What's going on? I thought I heard a gunshot. Infatti l'hai sentito lo sparo. Ciao cara. We found some walkers. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? Già. Che dobbiamo fare? Ce ne siamo occupati. Che c'è? Yeah, it looks like. What if you hadn't? Ma che vuoi da me? I'm gonna scusa. Go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. Non ho capito cosa contro di me sta tizia. I hope you know what you're doing with her. Siamo ancora vivi, no? We're still alive, aren't we? Yeah, you are. Ma scusami, me ne sono... Ma...
me ne sono presa cura fino ad ora. Adesso tu mi vuoi venire a fare la lezioncina? Cioè, purtroppo tutto il mondo è una merda, eh? Non è che perché io la metto in pericolo. Purtroppo siamo sempre tutti costantemente in pericolo. Che cavolo. Sure you're okay? Yeah, I'm a little shaky. Che dobbiamo fare? Che cavolo. Comunque lei prima o poi, ragazzi, dovrà anche imparare appunto un attimo a difendersi da sola. Cioè, non possiamo fare altro. Allora, qua che c'è? Scaffale vuoto. E qua fiamma ossidrica. Potrebbe essere utile. Let's go outside now. Sì, andiamo. I'm not ready for a gun. Devi imparare a premere il grilletto, però. No. You just have to learn to pull the trigger. It's so hard. Don't think. Lo so. Just do it. Live with what happens. I'll try. Non è facile. Poi, cioè, ovviamente non voglio pretendere nulla da lei. Comunque, ragazzi, ha 8 anni. Cioè, immaginatevi una situazione del genere. Mi rendo perfettamente conto. Però, purtroppo, se non impari ad essere un po' più forte, non sopravvivi. La sopravvivenza, purtroppo, è sempre, ragazzi, la prima cosa a cui si deve pensare. Comunque, lì la fiamma ossidrica l'ha messa nella tasca magica dei suoi pantaloni, perché è completamente sparita, ma ce l'abbiamo in inventario. Ok, ragazzi, allora abbiamo trovato qualcosa di utile, solo che... I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Ok. I'll come up there with you to have a look. Sì, ma quindi che facciamo? Cioè, facciamo cadere l'autocisterna? Davvero? Cioè, e poi come la spostiamo? Chi la sposta? Che facciamo dopo? Cioè, non è una robetta leggera da spostare. Allora, vediamo un po', ragazzi. Il generatore non ci fa più fare nulla. Vediamo un attimo. Allora, fiamma ossidrica. Funziona, no? Shit. What's that? A hose has a leak in it. Turn it off, dude. I don't want my eyebrows. Ah, ce l'ho, c'ho lo scotch. Better plug that leak with something. Sì, ce l'ho lo scotch. Guarda, l'avevamo trovato prima. Perfetto, tutto può essere utile, eh. Speriamo bene. Riproviamo. Adesso sì. That's crazy. Look at it go. Just about got it. Thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. E quindi che facciamo? Di preciso. Think this will work? Dude, you're cutting metal with fire. How could it not? Ma quindi che facciamo? Aspettiamo che cada? Prova tu, Omid, here, scusa. The weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are? Andiamo bene. Con che gioia. God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cut. Oddio no. Guys, there's something coming. What the what? Oddio no. We gotta go. Fuck. Omi, cut. I am! It's going! Pull me up! Oh. Can he go? Oddio no! Shit! What the hell do we do now? Usiamo il fuoco! Usiamo il fuoco, li blocchiamo col fuoco. Dopo che passa il treno, ovviamente. Ok, la cosa migliore. We gotta jump. Oddio. Salta. No. Come no? Still no. Salta, cavolo. Omid. Salta. Oh cavolo. Correte. Porca miseria. Forza. Forza, ragazzo. No, corri. Not me.
Corri, corri, Krista, corri! You piece of shit! She's a woman, don't you know? Pensavo che avremmo potuto prenderli entrambi, ok. It's okay, honey. I'm okay. Questa già ci odiava prima. E poi Omid gli faceva male una gamba. Si è fatto male cadendo. Ma il fuoco non è servito a una mazza, scusate. Are you hurt? No. No, no. We're okay. Speak for yourself. My leg is spot. Ecco. We're fine, Clementine. We're fine. Se avessi saltato prima, caro, magari non saresti caduto. Mo è sempre colpa mia, dai su. Porca vacca, raga. Questo disegno sembra Kenny. Next stop, the Atlantic. We're finding Clementine's parents when we get there. I thought they were dead. Looking for them, then. That's not the plan. Well, it's ours. She and I talked it through. Andrà tutto bene, dai. You'll be all right. I'll be alive, I guess. Blood in my heart. Blood in my brain, at least. I'll leave you to your thoughts. She's out cold like I've never seen. Oh. Ma la funziona sta affare? What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. I thought that fucking thing was broken. So did I. Ma chi era? Who the fuck was that? If he's convinced Clementine that he has her parents. Y'all might want to rethink your plan. Mi sa proprio di sì. Genitori, ragazzi, quasi sicuramente saranno morti, credo. Comunque, cioè, in ogni caso è passato del tempo, è passato diverso tempo. Com'è possibile che siano ancora lì nello stesso posto? E qua anticipazione, ragazzi. You wanna get on a boat? You wanna wait around till the walkers figure out we're here? I know I promised that we'd find your parents, but Savannah's more dangerous than I thought it would be. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street now. Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you! Dietro ogni angolo, ragazzi, così si intitola il prossimo episodio, il quarto episodio. Non ci hanno fatto vedere niente di sconvolgente, ma comunque ci hanno fatto capire, ragazzi, che sicuramente si presenteranno altrettante situazioni spinose e difficili su cui prendere decisioni, perché Omid si è fatto male alla gamba. Regà. Comunque una persona ferita, dice la dobbiamo trasportare, Kenny subito ha detto se no lo dobbiamo lasciare. Fatto sta che chi era in contatto con Clem parlava con lei da diverso tempo. Io mi ricordo che quando eravamo ancora al motel l'avevo vista parlare al walkie talkie e avevo detto con chi sta parlando. Evidentemente era già in contatto con questa persona che si trova a Savannah e le ha promesso di avere lì i suoi genitori per attirarla.
evidentemente, e attirare anche il suo gruppo per qualche strano motivo. Quindi la cosa mi puzza e mi spaventa non poco, sinceramente. Quindi credo che dovremo, ragazzi, dire a Clem che non possiamo cercare i suoi genitori, anche perché comunque la situazione è difficile, comunque la situazione è pericolosa principalmente. Allora, ragazzi, guardiamo un attimino le scelte che abbiamo fatto durante questo terzo episodio. Quindi hai sparato alla ragazza in strada, vi ricordate, ragazzi? Era all'inizio, credo, dell'episodio, quando c'era la ragazza che gridava per strada e io e il 60% dei giocatori non le abbiamo sparato. Hai abbandonato Lily? In questo caso, ragazzi, rientro nella minoranza, perché io e il 45% dei giocatori l'abbiamo lasciata lì. A questo punto, veramente, vedete, ragazzi, poi queste cose ti fanno comunque ripensare a tutte le scelte che hai fatto e ti chiedi: ma avrò fatto bene? Quindi, per quanto riguarda lo scontro, hai lottato contro Kenny, io e il 55% dei giocatori lo abbiamo combattuto, quindi abbiamo cercato comunque, ragazzi, di farlo rinvenire un attimino, di farlo tornare in sé, vista la situazione. Per quanto riguarda invece la scelta, la decisione di sparare a Duck, ragazzi, io e l'81% dei giocatori abbiamo deciso di prenderci questa responsabilità e quindi di sparargli, per non lasciare che fosse Kenny a farlo, purtroppo. Per quanto riguarda aiutare Omid, io e il 60% dei giocatori abbiamo aiutato Omid, quindi sono nella maggioranza comunque, ragazzi, ma più che altro, primo, perché comunque pensavo che avremmo potuto aiutare anche Krista, materialmente parlando, e secondo, perché comunque, ragazzi, te lo fanno vedere lì che zoppica, cioè, penso che sia la cosa un attimo più istintiva che ti venga da fare, ok? E quindi niente, qua si conclude questo terzo episodio che si intitolava La strada è lunga. Io direi, ragazzi, che allora probabilmente questo episodio di oggi sarà durato un pochettino di meno rispetto agli altri, ma vorrei sinceramente lasciare così la suspense e incominciare direttamente con il prossimo episodio, il nuovo e quarto episodio, che si intitola Dietro ogni angolo. E quindi, che dire, ragazzi, questo gioco ogni volta pone di fronte a scelte che comunque ti danno sempre da pensare in un modo o nell'altro, anche le scelte più semplici, come ad esempio aiutare prima Omid o aiutare Krista, cioè, poi qualsiasi scelta tu faccia, alla fine te la fanno pesare sempre comunque, cioè, psicologicamente parlando, ragazzi, non è uno scherzo. Quindi devo dire che le sensazioni che associavo a questo gioco erano giuste, nel senso che ricordavo che sto gioco fosse riuscito, ragazzi, emotivamente a segnarmi in qualche modo. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!